bruciatore sei, e se rimani immobile non cedere. Passo per passo ovunque sarai, viaggiatore sei, e se rimani immobile non cedere. La strada troverai. Amelia, sono passati 5 giorni dall'aeroporto e ancora non mi sono abituato all'idea di stare con una ragazza meravigliosa come te. Alla fine, se ci pensi, il pollo poteva crearci solamente casini. E invece... Invece perché non inizi a dire la verità? Chi è il Duca, per esempio? Cosa stai dicendo? Sei mio fratello o uno dei servitori del Duca? Come puoi pensare che io sia tuo fratello dopo tutto quello che è successo fra noi? Poi chi è il Duca? Non capisco. Smettila di mentire. Io so tutto e se non parli... Vuoi minacciarmi? Voglio la verità. Io so che il ritrovamento del pollo non è stato casuale, che io sono una d'Avranche e che due di noi sono degli assassini. Terrei se non inizi a parlare. Ok, calmati. Posso dirti quello che so, ma sappi che rischio la vita. Non so praticamente nulla. Lo faccio solo perché ti amo. Smettila con le cazzate e parla! Ok, ok. Il ritrovamento del pollo non è stato casuale. Io lavoro per un tizio, non so come si chiama. Non l'ho mai visto. Dovevo proteggere quella donna, Irene. Ma ti giuro che prima d'ora non l'ho mai vista. E di Marcello cosa sai? Non so nulla, te lo giuro. Dovevo solamente sorvegliare Irene. Perché tu sapresti proteggere una persona? Ok, Amelia, non posso dirti di più. Io sto rischiando la vita, cazzo. Ti basti questo e sappi che ti amo veramente. E di me cosa sai? Non so nulla, te lo giuro. Giuri anche le cazzate adesso? Potrei aver sentito dire che sei la protetta, ma non so altro, te lo giuro. E se non ti proteggono loro, ti proteggerò io. Perché mi fate questo? Voi non potete! Lasciatemi! Sei una strega! Devi morire! Non sono io la strega del paese! Taci! Non sai di cosa parli! Stefano! Stefano, non tu! Tu hai detto di amarmi, Stefano! Non so cosa stai dicendo, meglio! Hai fatto bene ad ammazzarlo. Ti avrebbe ucciso, Amelia. Nessun rimorso. Quello che devi fare. Ma fammi un favore. Lascia la chiamata aperta. Voglio sentire la voce del mio bambino. Ciao Irene. Ciao. Vieni, non sei mai stata in casa per me? No, no. È una bella casa. Ho avuto tempi migliori. Prego. Ascolta Marcello, verrò subito al dunque. Io non credo che la morte di Stefano sia casuale. Penso che l'abbia ucciso Amelia. Ma perché avrebbe dovuto? Lui era innamorato perso e lei lo avrebbe convinto a fare qualsiasi cosa. Lo hai visto l'incidente, Marcello? È uscito di strada su un rettilineo che percorreva tutti i giorni per andare a casa sua. Andava a una velocità di 40 km orari e non era nemmeno ubriaco. Lo so, è strano, ma Amelia non sembra un'assassina.
Magari è stato un colpo di sonno. Magari qualcuno gliel'ha procurato il colpo di sonno. Pensaci, Marcello. Amelia è stata l'ultima persona che l'ha visto vivo. È entrato nel covo di quella strega ed è uscito cadavere. Cazzo, Marcello, svegliati! Dobbiamo svegliarci tutti, sennò ci ammazza! Non possiamo ucciderla! Non so, ma in qualche modo bisogna risolvere. Comunque, lei è il pollo. Marcello! Marcello, stai bene? Sì, sto bene. Ho avuto solo un mancamento. Vado a prenderti un po' d'acqua. No. Ho bisogno di stare un po' da solo, non ti preoccupare. Ho anche bisogno di prepararmi, quindi scusa. Eretica, mia amata, sei tornata. Signore, hai sentito? Marcello è strano, è svenuto, poi mi ha chiesto di andarmene. Me ne occuperò personalmente. Adesso vieni qui, tesoro. Sei stata brava, molto brava, oggi lo sai. Oye, disculpa, quería hacerte una pequeña pregunta. No, espera. Necesito una indicación. ¿Un'indicazione? Indicazione, ya. Sí, ¿per dove? Y yo tengo que irme vía de la Conca Fiorita. Vía de la Conca Fiorita. Sí, aspetta, devi andare in fondo di qui, poi a destra, prendere la seconda sinistra e la via la trovi sulla destra, ok? Espera. Me voy al fondo y la a la derecha. No. In fondo, poi prendi la destra, la seconda sinistra. La seconda. Alla seconda vez la seconda, eso quería decir. No. No. Yo soy español, no entiendo. Estoy aquí de poco tiempo aquí en Italia y eso es lo que pasa. Ascolta, facciamo così. Anch'io devo andare da quella parte. Se vuoi puoi venire con me, ti faccio vedere la via. ¿Tú conmigo? Sí. ¿Vamos ya? Ok. Muchas gracias. Ascolta, la via è quella, vedi? Quella lì, ok? Io devo andare da quella parte, quindi ti saluto. Está bien, entonces, muchísimas gracias por todo. Y escucha, ¿por qué uno de esos días no te vienes a mi casa? No, no es necesario. No, insisto, te voy a cocinar algo de rico, como una paella, algo así, ¿te gustaría? Ya, qué estúpido, no me presenté. León, mucho gusto. Yo soy Amelia, piacere. Accetto la tua proposta, ok? Dale. Ora devo andare. Dale. Ciao. Sta bene. Nos vemos. Toc, toc. C'è nessuno? Lei, signore. Che cosa devo la sua visita? Idiota. Taci. Sono qui per ammazzarti. Sei un cretino. Hai dato il libro a mio figlio. No, signore, no. Lo sai che così arriva sull'isola ed io non posso più garantire per la sua salute. Ma tuo figlio non puoi ucciderlo. È riuscito ad accendere l'anima dei Davranch. Bastardo! No, ti prego, no. Allora, che cosa le porto? Ciao Andrea, mi porti il solito, per favore. Ma perché oggi mi dai del lei? Scusi, di solito c'è Andrea, io vengo qui tutti i giorni. No, quindi... c'è ancora Andrea, o meglio, è a casa perché ha avuto un incidente e lo sostituisco io. Sono suo cugino, Leon. Marcello, piacere. Piacere. Allora, che cos'è questo solito? Qualcosa di speciale? No, latte macchiato con un po' di cacao. Raffinato, ragazzo. Latte macchiato con cacao. Bene. Arriva subito. Grazie.
Ecco il tuo latte macchiato con correzione. Grazie. Se Andrea sa che gli faccio scappare i clienti mi ammazza. Però sono nuovo, è pochi giorni che sono arrivato qua e non conosco nessuno. Mi piacerebbe avere qualcuno con cui, sai, una sera uscire, andare a bere una birra o vedere un film. Sì. Sì? Ok. Beh, ti lascio il mio numero se vuoi. Ecco. Latte macchiato allora. Grazie. Prego. Luca, sono eretica. L'abbiamo addestrato bene. Ha fatto il suo lavoro con entrambe le prede. Concentrati ragazzo, concentrati. Scherma i tuoi pensieri, crea un falso ricordo. Chi sei, Leon? Chi sei? Un giovane. Un giovane cosa? Un giovane servitore. Risposta sbagliata. Luca, stringa più forte. Devi impegnarti di più, ragazzo. Chiederti per festeggiare le nostre prime 2 settimane insieme. Marcello, sei dolcissimo. Guarda qua. Cos'è? Il DVD, quello di cui avevamo parlato. Così la smetti di dire che Mushmore è un nome stupido e capisci perché ho chiamato così il mio cane. Un homme qui m'a donné un témoignage absolu de confiance, qui m'a dit occupe-toi d'Amélie. Oh. Je crois qu'il est assez bien temps qu'on les marie. Et alors, je suis venu pour moi. Oui.
stanotte. Cosa ci fai già in piedi a quest'ora? Non ho dormito neanche un secondo. Non mi hai detto che non saresti tornata? Scusa, ero in giro con amici. Il tempo è volato. Non dire cazzate. Dove sei stata? In giro, con amici. Smettila! Eri con quel ragazzo, quello che frequenti? Quale ragazzo? Amelia, ma credi che io sia scema? Quello spagnolo. Io non ti riconosco più. Stefano è morto da 3 settimane e tu passi tutto il tuo tempo con lui. È solo un amico, mamma. Ma quale amico? Hai dormito da lui? La vuoi smettere, mamma? Matilda d'Avranche! Amelia d'Avranche! Marcello! Eretica! Apostata! Congrega dei viaggiatori immobili! Ciao amore, brioche, prima di andare a lavorare. Solo che sono in ritardo, quindi devo scappare. No, ti prego, no! Grazie mille. Prego. Devo andare a lavoro, scusami. Eretica. Ho sentito Leon. Con Marcello va tutto bene, ma ha definito la d'Avranche bella. Leon ha un debole per la mia bambina. Signore, sa meglio di me quanto gli impulsi libidici possano annullare l'addestramento. Ragazzo, concentrati. Scherma i tuoi pensieri, crea un falso ricordo. Chi sei, Leon? Chi sei? Un giovane. Un giovane cosa? Un giovane servitore. Risposta sbagliata. Duca, stringa più forte.
Devi impegnarti di più, ragazzo. Ricordati, tu lavori per il Duca e il tuo obiettivo sono i fratellini Amelia d'Avranche e Marcello il bastardo. Seducili, irretiscili, conquistali, fai quello che vuoi, ma devono essere in tuo potere. Perché non rispondi? Leon è morto, ma è l'unico che ha fatto bene il suo lavoro. Ora i due fratellini si ammazzeranno a vicenda e l'anima dei D'Avranche sarà mia! Che la vita un giorno cambia, per questo adesso io mi sento chiuso in gabbia. E cosa pensi che nel cuore io abbia? Solo un deserto pieno di arida sabbia. E vorrei tanto che almeno tu sappia che punto in alto, in procinto, non mi abbasso respinto. Io qui combatto convinto, la verità io la tingo dal mare che genera rabbia. Sai, un giorno forse capirai che se non superi te stesso in vetta non ci arriverai mai. Guarda te stesso e sei complesso e complesso. Io confesso a me stesso che non fuggirò mai. Dai guai, hai costretto a colpi bassi. Avanzo passi come se lottassi contro me stesso e contro gli altri. Il fatto non mi ha donato un po' che ardassi. Non guardare gli altri, solo a battere e ascoltarli, ma la sola